tutto e il contrario di tutto Albenelli. Finisce in perfetta parità tra Viz e Celano, un 2-2 che brucia perché Pesaro ha dominato a lungo con un eccellente primo tempo. Al Celano sono bastati 8 minuti per strappare un punto. I primi 45 minuti di gioco sono vivacissimi e pieni di iniziative. Al primo Costantino non arriva sul pallone dopo un passaggio di Bianchi. In questo caso vince la difesa. Al secondo Giovanni Dominici serve Bianchi da centro area, ma non viene trovata la porta con il piede mancino. Al quarto Ridolfi alza troppo la conclusione, arrivando di corsa sul pallone. La Viz insiste e viene premiata con il rigore concesso al 18esimo. Cusaro viene atterrato da Simeoni, ma Chicco sbaglia il terzo rigore stagionale per i biancorossi, tirando in maniera troppo morbida. Al 22esimo Bordi spara alta dopo un'azione insistita. Subito dopo ospiti pericolosi anche con Granaiola, che verticalizza per Dema, ma Osso non si fa sorprendere. Al 25esimo Ridolfi in contropiede brucia la difesa, ma sulla sinistra si ferma e in scivolata il tiro risulta troppo debole. Al 35esimo Bianchi serve un gol sul piatto d'argento a Ridolfi, che in area prova invece uno scavetto morbido con il portiere in uscita. Al 38esimo la prima rete vissina si concretizza. Su rimessa laterale di Eugenio Dominici, Bugaro la mette dentro al secondo tentativo pesarese. Al 42esimo Bianchi raddoppia con una rasoiata di destro dal limite dell'area. Un gol bellissimo. Al 43esimo Cusaro allontana un tiro in porta di Acquaro, mentre al 45esimo Costantini colpisce il palo da destra, una gran botta che precede il tiro alto di Dema al 46esimo, con deviazione in calcio d'angolo. Il secondo tempo inizia senza acuti, con la Viz che gestisce il vantaggio e il Celano senza idee. Brutta a lungo la prova dei ragazzi di Morgante, che sembrano non credere troppo nel ribaltamento del risultato. E invece, al 35esimo la situazione cambia. Ridolfi sbaglia da sinistra la conclusione di una galoppata lunghissima e Valdés trova il contropiede devastante liberatosi sulla sinistra. Il Celano accorcia, 2-1 Viz. Al 39esimo Acquaro manda appena largo da sinistra, ma ora la gara è viva e aperta. Al 43esimo arriva il colpo di scena. Di testa Fuschi coglie un sorprendente pareggio e ammutolisce il Benelli. Al 48esimo Cusaro prova un'incornata di pochissimo alta dopo la punizione di Bugaro. Finisce qui tra la delusione del pubblico biancorosso, mentre Mister Maggi viene espulso nel finale. Mister, è un primo tempo non bello da parte vostra, nella ripresa invece avete avuto 8 minuti devastanti, grazie in particolare all'entrata del giocatore che ha segnato il primo gol, Valdés. Ma sì, probabilmente non abbiamo fatto una buona parte del primo tempo, anche se poi potevamo fare qualcosa in più, nel senso che ci siamo presentati due volte davanti al portiere, sarebbe stata un'altra partita. Era ovvio che andare sotto di 2-0, la partita è stata tutta in salita, però abbiamo avuto una buona reazione, abbiamo fatto un buon secondo tempo e credo che il risultato di pareggio ci sta tutto. La Viz Pesaro abbiamo fatto una buona partita, almeno la prima frazione di gioco. Credo, non entro nei meriti della Viz Pesaro, che probabilmente hanno pensato di aver portato già la partita a casa, e noi siamo stati bravi e fortunati a riaprire la partita con il 2-1, e poi ovviamente quando c'è un gol che divide la posta c'è un'energia in più, una carica in più, e ci abbiamo creduto e abbiamo messo sulla partita. Mister Maggi, un bellissimo primo tempo da parte vostra, poi si è inceppato qualcosa nella ripresa. Come mai avete giocato in quella maniera, avete subito due gol in 8 minuti? Bella domanda, alla quale in questo momento, sono sincero, non sono in grado di rispondere. E credo che a livello psicologico stiamo pagando delle paure, delle ansie, e questo ci penalizza oltre misura. Stiamo commettendo degli errori e quegli errori li paghiamo a caro prezzo. Poi ci si complica la vita, ma più nella nostra testa che nella realtà. E questo è quanto. Io sono comunque fiducioso, sono molto fiducioso, perché i ragazzi alla fine erano distrutti nello spogliatoio, sia a livello fisico che psicologico. Però vorrei invitare comunque tutti alla calma, perché questi momenti sono abbastanza particolari. Finiamo il girone d'andata nel miglior modo possibile, raccogliamo più possibile
quello che ci dà domenica dopo domenica. Rimaniamo sereni, abbiamo delle difficoltà, però abbiamo fatto anche delle grandi cose oggi. Dobbiamo riuscire a trovare quella serenità che nei momenti di difficoltà ti può aiutare a risolvere le situazioni negative. I rigori sbagliati continuano a pesare quest'anno, è il terzo. Eh sì, infatti in panchina mi sono messo a ridere, ho detto non protesto più per i rigori, perché però a parte le battute mi dispiace soprattutto per chi li calcia, che si sente colpevole di un risultato poi alla fine non pieno. Quindi posso solo rinfrancarli e dire che con il lavoro, secondo me, ma anche secondo i ragazzi, col lavoro si può solo che migliorare. Se passa la battuta, domenica scorsa 2-0 abbiamo perso 4-3, oggi abbiamo fatto un pochino meglio, 2-0, 2-2, però sicuramente dobbiamo lavorare molto. Ribadisco che sono comunque contento dell'organico che ho, perché credo che sia un organico di valore e devo trovare i giusti equilibri perché possano rendere per quelle che sono le loro reali capacità.